Brutto, bruttissimo epilogo del derby Giulianova-Avezzano questo pomeriggio al Rubens Fadini, quando all'esterno dello stadio hanno rischiato di venire a contatto i tifosi delle due squadre, presenti un centinaio di supporters ospiti. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. Nel piazzale antistante il settore distinti c'è stato un fitto lancio di pietre, bottiglie e petardi. Alcune macchine sono state danneggiate. Qualche pietra è stata lanciata anche nel recinto interno dello stadio. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Attimi di tensione con i tafferugli che sono proseguiti fino ad oltre mezz'ora dal termine della gara. Già durante la partita c'erano stati cori tutt'altro che amichevoli fra le due tifoserie. In campo divisione della posta senza reti al termine di 90 minuti che hanno messo in vetrina due squadre che non stanno certo attraversando il loro momento migliore, con i giallorossi ultimi in classifica e i marsicani alla conquista del secondo pari nelle ultime tre gare. Diciamo subito che i punti avrebbero meritato qualcosa in più i biancoverdi ospiti, ma al Giulianova va l'onore delle armi per l'ennesima prova generosa. Si comincia con spalti semideserti. In campo il derby inizia con gli ospiti minacciosi al quarto e con Di Genova che in area giuliese da ottima posizione non riesce a dare potenza alla sua conclusione, permettendo la parata di Ursini in campo al posto del titolare Zaccagnini, infortunatosi in settimana. L'Avezzano ci crede in 30 secondi nella stessa azione del decimo minuto, colpisce in maniera clamorosa i legni della porta di Ursini, prima con un tiro cross di Di Massimo e poi con la conclusione di Bittaglia che dopo il tocco dello stesso portiere giuliese tocca palo e traversa. La gara non è certo spettacolare, con gli ospiti più intraprendenti ed il Giulianova a cercare di sfruttare il contropiede. Al tredicesimo il neo juventino Di Massimo, alla penultima apparizione in biancoverde, ha una buona opportunità ma conclude centralmente. Il Giulianova si vede per la prima volta al diciannovesimo con un tiro centrale di Vita. L'Avezzano continua a spingere, ma anche per i biancoverdi rispetto alla prima parte di gara ci sono meno opportunità, con lo spettacolo che sembra risentirne e con le due squadre che rientrano invece negli spogliatoi sul risultato di parità. Nella ripresa al secondo subito Giulianova pericoloso con un tiro cross di Giampaolo che chiama la parata Davino, che deve poi ripetersi ancora sul fantasista giuliese che mira l'angolino. Al settimo ci prova De Iorio, il cui tiro viene murato da un difensore ospite. In campo si vede un altro Giulianova che crede nell'impresa e continua a spingere, mentre all'undicesimo l'Avezzano resta in 10 per il rosso diretto a Venditti, colpevole di un brutto fallo su Giampaolo. La gara si scalda in campo e sugli spalti con Di Massimo che al 14° va a divorarsi letteralmente un gol che sembrava già fatto. I marsicani soffrono la pressione dei locali, ma al 29° hanno ancora una buona opportunità con Tabacco che dai 30 metri chiama la parata in angolo Ursini. L'ultimo quarto d'ora vede al 36° un tiro di Pollino dopo uno svarione di De Iorio e altre occasioni. Gli ospiti non accusano l'inferiorità numerica, ma non riescono a trovare il varco giusto in avanti, visto che al 41° anche Di Genova schiaccia di testa al lato. Nel recupero da segnalare al 46° un tiro di Sassarini parato a terra da Ursini ed un colpo di testa alto di Giampaolo. Alla fine, dopo 5 minuti di recupero, è 0-0 con il pari ad occhiali, che probabilmente accontenta più la formazione giallorossa. Giorgino, iniziamo dalla fine, questi tafferugli fra tifosi al 91°, un brutto dopo derby. Ma dispiace, perché la partita alla fine è stata una partita molto corretta, combattuta, però purtroppo quando succedono certe cose dispiace. Pazienza, speriamo che non ci sono dei feriti, che penso che è la cosa più importante. Parliamo allora di questa gara, un inizio timoroso del Giulianova, avete corso dei rischi all'inizio, poi però pian piano siete usciti fuori, nel secondo tempo si è visto un bel Giulianova, avete anche rischiato tra virgolette di vincere questa partita. No, loro nei primi 15 minuti giustamente potevano andare benissimo in vantaggio, siamo entrati un po' timorosi, è normale, la situazione è quello che è. Dopo, passato quel primo quarto d'ora, piano piano abbiamo ripreso anche noi un po' il gioco. Secondo tempo si è visto un discreto Giulianova che ha tutti i limiti che abbiamo. In questo campo dove è difficile giocare, dove è campo stretto, piccolo, dove la palla è difficile farla scorrere, secondo me abbiamo fatto una grande partita, una grande prestazione. È chiaro che il gol avrebbe cambiato un po' la sorte della partita, ma oggi che era importante sbloccare questo tipo di partita non ci siamo riusciti, abbiamo provato fino alla fine, fino all'ultima punizione anche in 10, ma siamo contenti lo stesso della prestazione. Al di là dei pali e delle traverse c'è stata qualche altra
ottima occasione, soprattutto una per Di Massimo, che oggi ha dimostrato di non essere il Di Massimo che i tifosi dell'Avezzano conoscevano. Beh, ma lui nel primo tempo sinceramente si è mosso bene, ha scambiato bene con i compagni, poi sotto porta in questo momento lui non è tanto lucido, ma noi dobbiamo solo dire grazie a questo ragazzo che tra una settimana coronerà il suo sogno, e noi lo vogliamo salutare bene perché siamo contenti di quello che ha fatto ad Avezzano.